niente, sono arrivata al Milan e mi hanno chiesto che numero volessi. E io, senza pensarci, ho detto il 6 se è possibile. Ma appena ho inviato il messaggio al mio team manager, faccio: aspetta Laura, qua c'è un problema. Sei al Milan, la maglia numero 6 è di Franco Baresi, il grande Franco Baresi, e la maglia è stata ritirata, ovvero nessun cognome può essere associato alla numero 6. Panico. Io giocavo in attacco da piccolo, Attacco. segnavo un sacco di gol, Sì. certo. Un anno ne ho segnati tipo 30. E i Sì. maschietti lì come rosicavano? Allora, io sono stata fortunata perché si vede che siccome era una squadretta proprio raccattata, cioè. Non dico che ero una delle più forti, però poco ci mancava, quindi quando giocavo io erano tutti felici, quindi a me mi trattavano. Se qualcuno mi menava degli altri bambini, loro mi difendevano, quindi. Nuova puntata di Unlocker Room, amici rossoneri, torniamo con un ospite speciale, Laura Fusetti, benvenuta. Primo Ciao, grazie mille per questo invito. rappresentante, no, Fra, della nostra squadra femminile, una carriera che si è chiusa, un'altra che è iniziata, insomma, dalla stagione 24-25, team manager della squadra primavera femminile. Ci racconti un po' questo passaggio, questo mix di emozioni tra le due carriere dentro lo stesso mondo? Ma allora sicuramente devo ancora capirci bene perché sicuramente non ho realizzato appieno. Diciamo che era da un po' che pensavo che il momento triste per tutti i calciatori e calciatrici arrivasse, però ho avuto la fortuna di avere questa possibilità dal Milan, dalla società, che appunto mi ha proposto di diventare il team manager della primavera. Quindi da una parte sono dispiaciuta perché è 20 anni che gioco a calcio, ma dall'altra sono molto, molto carica e contenta di iniziare comunque una nuova avventura, ma soprattutto di rimanere nel Milan, che era quello che speravo, ecco. Fuso, ma quando e come nasce l'idea di smettere? Perché, diciamolo, ci stavi ancora benissimo, potevi ancora farlo un altro paio d'anni, dai. Allora, diciamo che è un pensiero che mi è arrivato già almeno da un anno. E il livello del calcio femminile è aumentato, l'intensità è aumentata, ma soprattutto ci sono tantissime giocatrici giovani, molto forti e promettenti, e dall'altra comunque ci sono sempre più straniere che arrivano e portano un sacco di esperienza e quindi aumentano ancora di più il livello del nostro calcio. Se devo pensare con il cuore, penso che avrei chiuso gli occhi, le orecchie, qualsiasi cosa e avrei lottato fino alla fine. Dall'altra parte, secondo me, devi ragionare, devi usare la testa e capire che forse è giusto concludere quando comunque sei ancora a un certo livello, ecco, quindi io non volevo rovinare quello che comunque ho avuto la fortuna di costruire in tutti gli anni passati. Hai parlato di giovani, c'è stata un'immagine forte, il tuo passaggio della 6, che comunque poi ne parliamo perché è un numero che qua Tosto. dentro hai indossato solo tu negli ultimi quanti anni, dall'addio di Baresi sono passati un È un po' di po', anni. sì. Anna Dinsorelli, e allora ti chiedo, senza metterle pressione perché poi comunque è una ragazza giovane, proprio il passaggio di maglia, giovani italiani che crescono, com'è lei? Allora, guarda, io sono felicissima di aver ceduto la maglia numero 6 a Nadine perché penso che sia un'ottima calciatrice, può ancora migliorare tantissimo, ma rispecchia un po' quello che erano le mie caratteristiche, grintosa, ci mette sempre del suo, non molla mai, non si arrende e quindi ormai mi ero affezionata al 6, soprattutto perché ho avuto l'onore di indossarlo, e quindi ho detto sarà dura vederlo su qualcun altro, però sono felice che ce l'abbia lei. Quindi le auguro il meglio e di togliersi tante soddisfazioni. Come gli hai comunicato e quando gli hai comunicato, cioè come è nata questa idea e la sua reazione quando ha scoperto da te questo dono? Allora, non ne ho idea, nel senso, non so se lei lo sapeva prima di quel momento, io era già da una settimana che sapevo di questo passaggio
e l'ho vista abbastanza emozionata, non so se anche perché era davanti a tutti, c'era anche il nostro presidente Scaroni, però continuava a dire grazie, grazie, era contenta. Poi sicuramente per lei approdare in prima squadra è uno dei primi successi, ecco, perché comunque lei è da tanti anni nel settore giovanile del Milan, era il capitano della primavera che ci ha dato la gioia di vincere il campionato, quindi sicuramente era già un periodo pieno di emozioni per lei, sicuramente è stata un'emozione ulteriore, sono felice per lei perché penso che se lo meriti. E invece ti chiedo, anzi no, prima ti faccio questa domanda, di fianco a Nadine Sorelli in finale Scudetto Primavera c'era un'altra ragazza e lei, ho visto, Pomati forse? Sì, sì, ha vinto 3 scudetti col Milan, ha vinto l'anno scorso l'Under 15, quest'anno sì, la Primavera e 2 anni fa l'Under 17, sì. Quindi tutti gli scudetti del Milan li ha vinti, quindi diciamo che alle tue spalle come italiani di difensori, vedi, è per quello che ho detto abbandono, perché direi che siamo ben coperti qua al Milan. No, anche lei molto molto brava, molto forte, è intelligente tatticamente e anche diciamo che a questa età non è ancora scontato e sicuramente anche lei si leverà tante soddisfazioni. Poi ecco, è super giovane, quindi l'importante è che sia tranquilla e faccia step by step, anche se quella più blasonata del settore femminile del Milan, ecco. E invece, come nasce il fatto che sei stata la prima a prendere la 6 dopo Baresi? È vero che è stato chiuso solo per la prima squadra maschile, ma perché non c'era quella femminile, nel senso, prima squadra femminile e maschile sono chiaramente allo stesso livello per noi, no? E quindi va bene, nei settori giovanili non è che puoi giocare dalla U senza certo. Nome, salti il 6, quindi sì, c'era. Sì. Però in prima squadra, con il nome sopra, l'ultima era Franco Baresi. Come ti è stata data questa possibilità? Come hai scelto il 6? Come ti sei presa questa responsabilità? Allora, vi spoiler questa cosa. Sì. Allora, innanzitutto ovviamente io ho sempre giocato con il 6, sempre, da quando sono piccola, e quindi per me era un po' il numero di riferimento, tant'è che anche in nazionale quando il 6 era già occupato prendevo il 16, cioè nel senso il 6 doveva starci. E niente, sono arrivata al Milan e mi hanno chiesto che numero volessi. E io, senza pensarci, ho detto il 6 se è possibile. Ma appena ho inviato il messaggio al mio team manager, faccio aspetta Laura, qua c'è un problema. Sei al Milan, la maglia numero 6 è di Franco Baresi, il grande Franco Baresi, e la maglia è stata ritirata, ovvero nessun cognome può essere associato alla numero 6. Panico. Poi mi è stato detto che avevano chiesto il permesso a Franco Baresi, ovviamente, ah, perché, sì, giustamente, e lui gentilmente ha concesso questa cosa, quindi grazie a lui io ho potuto usare la maglia numero 6. Il problema è stato poi che uno dice va bene, cioè, gioco con la maglia numero 6 al Milan, vuol dire che tutti i tifosi milanisti mo dicono, cioè se già uno dice vediamo come gioca, uno dice vediamo, questa ha pure preso la numero 6 di Baresi, vediamo com'è. Quindi io ho sempre cercato di dare ancora di più perché sapevo cosa voleva dire il numero 6 al Milan. E col senno del poi posso dire in minima parte, ma di esserci riuscita, nel senso che sono riuscita perlomeno ad onorare quella maglia e a non farla sfigurare, ecco, quindi... La mia curiosità però è se ne hai mai parlato con Franco direttamente. Allora, io ho incontrato... Allora, sulla... diciamo che all'inizio non mi sono mai permessa... poi c'è stato un giorno in cui era il suo compleanno e la nostra detta stampa fa ma guarda vuoi il numero di Baresi così gli fai gli auguri, faccio sì sì certo assolutamente e quindi poi da lì diciamo che io ogni anno gli facevo gli auguri, poi è stato lui a darmi la maglia delle 100 presenze e quindi ogni volta che lo vedevo sicuramente non smettevo di ringraziarlo, ogni volta gli ricordavo anche per messaggio, per farmi riconoscere, perché non è che uno si tiene le chat. Ah, quella del numero 6. No, nel senso sono Laura Fusetti, la ragazza che gioca con grazie a te sono riuscita a usare la maglia numero 6 e quindi per me è un onore. Ogni anno, penso per 6 anni si ritrovava lo stesso messaggio. Tutto. Infatti è per quello che ho smesso, perché dopo 6 anni... Se no era il 7º, l'8º, non aveva senso. Laura, io un flash, andiamo un po' randomicamente in questa chiacchierata.
in cui sotto casa Milan si sapeva che quell'estate partiva il progetto femminile. Io mi ricordo, sotto casa Milan, non so se anche tu eri su quel pulmino, vedo un pulmino del Brescia, pieno di ragazze del Brescia che viene a parlare, perché chiaramente è stato comprato il titolo del Brescia. Eri su quel pulmino? Non ero su quel pulmino, ma se non era quel giorno era un altro. Io mi affaccio, busso proprio così, spindolati. Ah, ma voi siete quelle che verrete al Milan, perché ho letto che anche tu sei da dipendente. E allora un po' spaventato, dici, chi è sto matto, no? E poi invece, per chi non lo sapesse, è stato comprato il titolo del Brescia, che aveva già vinto uno scudetto, varie Coppe Italia. Tu arrivi da quella squadra, squadra gloriosa, hanno giocato tutte le più grandi, praticamente la nazionale italiana ha giocato tutta in quel Brescia. E ti chiedo, come nasce il fatto che l'anno prima, no, forse due anni prima la Juventus parte, o uno? No, praticamente l'ultimo anno di Brescia è stato il primo della Juventus. Esatto, sì. Un anno prima. Però già il Brescia aveva... E la Juve aveva preso... Praticamente quando io sono arrivata a Brescia, cioè il Brescia per due anni è stato... smantellato. Esatto, sì. E lì come ti spiego subito, lì voi siete dentro e sentite, il Milan vuole prendere il Brescia, voi immagino che miseria, mo sono qua. No, la realtà è dalla parte mia, ho detto bene, siamo qua perché io diciamo che quell'anno lì ho deciso, cioè io giocavo a Como, vabbè sì, Serie A, però eravamo sempre un po' lì... nelle parti basse, ecco, e ho detto devo provare a vedere se veramente valgo qualcosa, perché tutti mi dicevano tu se giocassi a Brescia di su e di giù andassi in nazionale. Quanti anni avevi? 26, 25 credo, e quindi io ho detto proviamo. Alla fine mi è andata bene, perché comunque quell'anno purtroppo abbiamo vinto solo la Supercoppa. Mister Piovani, ricordiamolo. Sì. Abbiamo vinto solo la Supercoppa, però siamo arrivati a fare lo spareggio con la Juve, che sì, comunque... al Piola di Novara, mi ricordo. Esatto, esatto. E quindi poi, cioè io ero già felicissima, perché comunque le mie soddisfazioni me le stavo togliendo. Dall'altra parte arriva il Milan, io dentro di me dico, allora, mi è andata bene già che il Brescia mi ha chiamato ora. Ero così comoda qua, mi avevano già detto che mi rinnovavano, mo se arriva il Milan è tutto da... tutto da rifare, cioè nel senso comunque il livello, cioè è un club che... Ma lì immagino tutto lo spogliatoio inizia a dire, oh il Milan, no, ma io vado, tu vai, cosa fai? Soprattutto questo arriva il Milan, cosa vuol dire? Cioè voi concretamente, come ve l'ha detto qualche dirigente? Allora, in realtà noi l'abbiamo saputo molto, molto in ritardo, cioè nel senso non, anche perché comunque il presidente voleva giustamente dirlo prima lui, quindi erano un po' di voci, quindi... parlavamo diciamo a gruppetti di due o tre e non è mai stato così palese ed eclatante, perché comunque ci teneva il presidente prima a comunicarlo lui e poi via dicendo, quindi anche magari le tempistiche di mercato tra virgolette sono slittate un po', e quindi è stata un'estate un po' difficile, cioè difficile. Poi vabbè, c'erano altre comunque richieste, perché noi però tutti aspettavano il Milan. Allora guarda, io ti parlo personalmente, io ho detto a tutti, finché io non ho parlato con il Milan io non decido nulla, cioè nel senso, perché magari sai c'erano altre squadre, tutte volevano, e faccio finché non mi chiamano quelli del Milan a parlare non mi muovo. Fortunatamente è arrivata la chiamata del Milan e quindi... Chi ti ha chiamato? Ma sai che ci sono i procuratori, quindi a me direttamente non... Tu hai parlato a casa Milan, sei rivenuta? Sì, ho parlato a casa Milan e... Com'era l'emozione di entrare a casa Milan? Ma pensa, io sono anche vicino a Milano, sono tra Varese e Milano praticamente. E quindi cioè, mi ricorderò sempre, ho dovuto mettere il navigatore per arrivare a casa Milan perché non sapevo esattamente dove fosse. E è stato bello. Poi c'era anche Bergamaschi con me e siamo venute qua, abbiamo parlato, e anche nell'intervista ho detto la frase che mi ricorderò sempre è questa, mi hanno detto il Milan non è solo una società, il Milan è una famiglia. E quindi poi io da lì... Però cioè... ti chiedo, il calcio femminile soprattutto di, parlo 10 anni fa, no? Anche se un po' di meno, tutto essendo un po' dilettantistico sempre stato famiglia oppure no? Cioè nel senso, sai, dove magari non ci sono grandi possibilità, allora, economiche. Quello sicuramente, perché comunque, cioè nel senso, alla fine io ho giocato la maggior parte dei miei anni ed era veramente come andare in una seconda casa, perché io cioè ci vivevo lì, conoscevo tutti, anche magari con la dirigenza facevi quella battuta che comunque
ora i tempi sono cambiati, ci sta la battuta, però ci sono i ruoli e tutto da rispettare. E adesso ne saprei qualcosa. Esatto, adesso devo, sono dall'altra parte. No, magari, no, non esiste più il nonnismo. Quando ero giovane io c'era il nonnismo e lo subivo. Mo' che sono vecchia, subisci le giovani. Non c'è più il nonnismo, quindi sono fregata praticamente. E quindi sicuramente per me, io poi sono stata nelle squadre dove ho giocato, ci sono stata tanti anni, perché comunque, cioè, se mi trovo bene in un posto non vedo perché doverlo cambiare. Sicuramente però quando tu vai in una società come il Milan ti aspetti che ci sono determinate dinamiche, quindi cambia un po' tutto, ma giustamente. E quindi sentirti dire magari quella frase, cioè, dice, ah, allora qua non è solo, cioè, c'è anche altro. Comunque l'aspetto umano rimane importante, perché sai, è facile dire, non so, sei, arrivi in questa società, sei un numero, perché è come se fosse un'azienda, che ci mancherebbe, è così. Però, ma anche in questi 6 anni comunque che ho vissuto qua al Milan, è vero, perché, cioè, alla fine conosci tutti, cioè, c'è proprio quel senso di appartenenza, ecco. Quindi è stato bello vedere che anche in una società così importante comunque ti puoi sentire a casa. Facciamo un passo indietro, no? Perché Patri Baresi ci aiuta a ricollegarci alla tua infanzia. Ci racconti un po' gli inizi? Cioè, come hai giocato, da dove nasce la passione per il calcio, le prime stagioni? Ok, allora, innanzitutto io ho iniziato a giocare a calcio praticamente perché mia mamma mi cacciava fuori di casa la domenica mattina e mio papà andava a giocare, giocava ancora a livello amatoriale, e quindi io... Dove? E zona provincia di Varese. E quindi niente, io la domenica mattina andavo fuori con mio papà e niente, cioè, una certa, io, tempo che loro si cambiano prima, tempo che si cambiano dopo, ero lì e non sapevo cosa fare. Una certa prendevo i palloni e iniziavo a calciare, e poi i compagni di mio papà stavano lì, mi passavano la palla, e quindi da lì è un po' iniziata la mia curiosità. 5-6 anni? Sì, 6 o 7 forse. E niente, lì poi sono andata da mio papà e faccio, papà, ma non è che possiamo andare all'oratorio? All'oratorio vicino a casa mia c'era questa squadra, e ovviamente di maschi, perché ai tempi Carcor, è C puntato A, non me lo ricordo quali sono le iniziali. E niente, era proprio, cioè, dell'oratorio, molto tranquilla. E... giocavi già in difesa subito? O come? No, ti mettono in mezzo al campo? No, io giocavo in attacco, da piccolo segnavo un sacco di gol. Sì, certo, un anno ne ho segnati tipo 30. E i maschietti lì come rosicavano? Allora, io sono stata fortunata, perché si vede che siccome era una squadretta proprio raccattata, cioè, non dico che ero una delle più forti, però poco ci mancava, quindi quando giocavo io erano tutti felici, quindi a me mi trattavano, se qualcuno mi menava degli altri bambini loro mi difendevano, quindi io... Ma avevi compagne o erano tutti maschi? No, tutti maschi, solo la prima volta forse c'era una bambina, però poverina, cioè non diciamo che il calcio non era il suo sport e quindi poi ha abbandonato, anche perché i maschi ogni tanto non erano proprio gentili. E quindi io avevo chiesto a mio papà di portarmi in questa, all'oratorio, e lui mi fa, no Laura, guarda, fa freddo, aspettiamo la primavera, ma giusto per sviare un po'. Vabbè, niente, arriva primavera e faccio, papà, è arrivato il momento, andiamo. Lui, va bene, ti porto. E quindi poi da lì è iniziato. Io ho fatto fino ai 13 anni, che è l'età fino a che tu puoi giocare con i maschi. Poi ho sempre in questa squadra? Sì, sempre. Sì, sono rimasta lì tutto il tempo. E poi sono andata a Tradate, che era, ho avuto la fortuna di avere a 20 minuti da casa una squadra che comunque giocava ai tempi in Serie A2, che sarebbe un po' come la B di adesso. Quindi avevo 13-14 anni, ho aspettato il 14esimo anno d'età e io da lì ho iniziato a giocare in prima squadra. Quindi poi facevo il sabato con la primavera, perché giocavo con quelle della mia età, e la domenica andavo con... Come ti trattavano le veterane? Immagino una bambina di 14 anni, sì, con c'era gente, sì, anche di più di 30 anni, perché poi una volta, cioè, magari ne avevi anche molti di più, poi eravamo poche, quindi quelle che c'erano le tenevi. Ma allora, io sono stata fortunatissima, perché mi aiutavano tutti. Allora, la mia prima allenatrice era abbastanza severa. Però, era famosa o no? Si chiama Maria Mariotti e giocava in nazionale ai tempi. Quindi... Sì, quindi ha giocato anche con Morace, quindi ai tempi era conosciuta.
era molto severa, ma poi col senno del poi penso che l'abbia fatto perché vedeva in me qualcosa e quindi voleva aiutarmi. Tant'è che poi quando abbiamo vinto gli europei quando, nel 2008, era venuta all'aeroporto insieme a altri miei parenti, mia mamma, mio papà e tutti i miei amici a, diciamo, salutarmi che ero tornato. Quindi poi col senno del poi ho capito che... E quindi no, io ho fatto dai 14 fino ai 18, 19 anni lì a Tradate, poi da Tradate sono andata a Como. E lì ho fatto 2 anni di B, poi siamo salite e abbiamo sempre fatto là. E anche a Como sono rimasta 9 anni praticamente. Sei una che non Quindi, tradisce mai. no, esatto. È all'inizio di Como che hai capito che sarebbe potuto diventare una cosa molto seria. Allora, in realtà ho dovuto aspettare fino a Brescia, ecco, perché fai conto che anche se eravamo in Serie A, comunque ci allenavamo 3 giorni alla settimana, alla Ma sera cioè, come perché sono tutti... cambiati i tempi? Sì, alla sera perché tutti lavoravano, quindi, cioè, se no Cioè, la 3 giorni a gente... settimana. Un sogno adesso No, che ti alleni no, 3 giorni a 5. settimana Sì, adesso è follia, cioè se ti alleni tipo 3 giorni seconda a settimana... categoria. Esatto, praticamente sì, forse Ragione. adesso in eccellenza si alleneranno E 3 volte al più giorno. adesso in eccellenza. Quattro almeno. Sì, secondo me qualcuno che mette il quarto giorno in eccellenza ci Sì, no, no, sì, il ma infatti quinto. ogni tanto scherzo, dico io ero in Serie A, 3 allenamenti. No, e quindi lì diciamo che lo continuavo a fare innanzitutto perché i miei genitori me lo permettevano. Finché non avevo la patente mi scarrozzavano avanti e indietro. Comunque i chilometri erano tanti ed inverno che Ma faceva studiavi quel freddo. periodo? Sì, studiavo perché ovviamente i miei mi hanno sempre detto va bene, giochi a calcio, ti piace, facciamo tutto quello che vuoi, però tu devi Cosa studiare, studiavi? devi... Allora, io ho fatto liceo scientifico e poi indirizzo linguistico e poi sono andata in università e mi sono laureata in scienze e tecnologie della ristorazione. Sì, tant'è che io, Ma è una per dire... seconda carriera, diciamo, è una passione che hai proseguito? Allora, la verità è che a me è sempre piaciuto mangiare, E quindi dici, prima bisogna quindi capito, cucinare. quindi bisogna capire un po' come funzionano le catene di produzione. No, riferendomi alla domanda tua, quando ho iniziato a capire che avrei potuto crederci veramente, io l'ultimo anno di Como stavo facendo il tirocinio per la tesi di laurea ed era in un'azienda che appunto... Lavorava nell'ambito del settore alimentare, che comunque forniva elettrodomestici e tutto quanto. E io lì, se mi avessero dato un contratto indeterminato, comunque un lavoro, io non so se oggi sarei qua, perché davanti comunque, ormai avevo già 25 anni, io non so se davanti comunque a Davanti a un un'opportunità. frigorifero o a un Capito? Non so cosa avrei attaccante. scelto. Però non c'è stata l'opportunità per varie problematiche che aveva questa azienda e quindi io ho detto, sai cosa c'è? Proviamoci, andiamo a Brescia e vediamo se veramente sono in grado di rimanere in questo mondo, vediamo. Se no è Ma stato Brescia era bello. poi, cioè ti allenavi tutti i giorni già? Sì, a Brescia Sempre sì. sera? No, al pomeriggio, Perché sì. già non lavoravano le compagne No, no, lì. a Brescia non lavoravano, però ti ripeto, quegli anni in Serie A c'erano tante altre squadre che invece la gente andava Ma quegli ancora a anni lì a lavorare. Brescia, magari senza fare numeri, adesso c'è il professionismo, ci sono i minimi, eccetera, ma gli stipendi quanto potevano andare? Cioè, immagino, essendo dilettanti, c'era la Allora ti 17enne, dirò, 18enne, 20enne, anche secondo zero, me immagino. c'era gente che un normale stipendio lavorativo secondo me lo prendeva, poi chi più chi meno, se magari chi arrivava, non so, per dire come me, prendeva un pochino meno, però cioè io da lì in poi, cioè io a Brescia ci avevano dato la casa, ma lì io cioè, non ho mai chiesto nulla ai miei perché comunque Vi avevo una... allenavate a Sì. Rigamonti? E giocavate sempre lì? No, ci allenavamo al Club Azzurri a Rigamonti, abbiamo giocato solo la Champions. Ah, ok. Sì. E quindi cioè, io da lì in poi, ma già gli ultimi anni a Como, comunque come sorta di rimborso spesa qualcosa ti davano. Non è paragonabile a quello che avevi adesso, però... Cioè... Però quindi un po' questa, i primi soldini, diciamo, ma soprattutto il cambio di orario, cioè una vita
che ti pone il calcio come primo Sì, lavoro, esatto, come sì, prima attività, come assolutamente. concentrazione massima. Sì, alla fine io praticamente ho giocato la maggior parte dei miei anni dove era uno sfogo, cioè facevi tutto quello che dovevi fare durante il giorno, scuola, studio e tutto il resto, e poi andavi al campo ma per sfogarti, cioè era proprio divertimento e basta. Poi anche a Brescia invece lì no, cioè nel senso ti allenavi il pomeriggio, dovevi essere, cioè tutto era concentrato in funzione comunque al calcio, quindi da lì ho iniziato a vederlo proprio come un lavoro, ecco. Ma quando diventi difensore? Allora, divento difensore. Allora, ero a Como. Prima ero centrocampista, ho fatto 2 o 3 anni da centrocampista. Poi, siccome già A prima. Como Sì, centrocampista? no, a Tradate ho Tradate. fatto il terzino, l'esterno, l'attaccante esterno, centrocampista, Ce la vedo tutti. Fusetti sulla fascia a dribblare. Guarda, ma perché sarà che la velocità era un po' ridotta, capito? Però andavo, cioè ero giovane, andavo. E poi c'è stato un anno, siccome prima ho detto che eravamo poche, quindi tutte quelle che c'erano andavano bene, ci siamo ritrovati senza difensore centrale. Mi guardano e mi fanno: Laura, tu vorresti fare difensore centrale? Io all'inizio ho detto: perché? È così Cioè, no, più divertente. che altro il centrocampista è un po' il cuore di tutto, no? Capito? Difendi, attacchi, segni. Però ho detto: va bene, cioè, se c'è bisogno lo faccio. Alla fine della fiera mi sono divertita un sacco, perché alla fine è vero che non attacchi e non segni, magari, a meno che non sali sui calci piazzati così, però se fermi l'attaccante che sta andando da solo sotto. Che sta Buonanotte. andando in porta. Esatto, sta andando in porta, cioè, comunque il suo effetto lo fa. Infatti, da lì poi ero contenta della scelta. Poi, comunque, a me importava giocare, quindi. Senti, ma appunto questo discorso, prima giocavi per divertimento, giocavi per svago, eccetera, quindi anche la partita, per l'amor di Dio, c'era tutto l'impegno nel mondo, però era un momento come un altro. Quando poi sei arrivata a Brescia, che iniziava a diventare una cosa molto seria, come vivevi anche le partite? Cioè, avevi dirigenti che ti pagavano, avevi compagni che la vivevano come un lavoro, tu che iniziavi a farlo, cioè, come hai fatto questo step mentale di, ah, adesso non è più solo un gioco di divertimento, se perdo il lunedì. Certo, allora la verità è che io ho sempre giocato a calcio e mi impegnavo di più di qualsiasi altra cosa, cioè se magari uno dice lo studio è importante eccetera eccetera, io ho sempre detto che ho giocato a calcio come se fosse il mio lavoro, anche se non lo era assolutamente. La cosa che ho notato poi quando sono andata a Brescia, ero prima delle partite, magari all'inizio mi capitava di essere lì e pensare e dire: sì, ma loro ti stanno pagando. Cioè, se tu fai una partita brutta, cioè io all'inizio, credi, mi facevo fatica, mi sentivo tipo come in colpa, per dire: cioè, questi mi pagano, io magari cioè, faccio male. Cioè, quindi poi ovviamente devi anche metterti lì, capire che nel senso alla fine il calcio, cioè tu puoi fare una partita da Dio e poi magari sbagliare, capita a tutti. L'importante comunque è metterci la serietà, la professionalità, perché comunque anche se noi siamo diventate professioniste da solo 2 anni, penso che noi calciatrici è già da la maggior parte è già da un po' che comunque lo fanno come se fosse un lavoro, quindi sicuramente è stato facile questo cambiamento, tranne il momento di dire: oddio, mi pagano, cioè qua se faccio male mi dicono pure che hanno ragione, cioè non gli puoi neanche dire niente. A Como dove giocavate? Dove vi allenavate? Com'era? Allora, a Como diciamo che siamo stati un po' erranti, nel senso che all'inizio giocavamo al Belvedere, che era proprio vicino al centro di Como. Poi ci siamo trasferiti a Pontelambro, vicino a Lecco, dove penso che abbiano giocato per altri anni poi dopo che me ne sono andata. E quindi diciamo che non ho mai avuto l'onore di giocare al Sinigaglia, però Non hai giocato a sempre. Sinigà, ma hai giocato a San Infatti, Siro. guarda, alla Scala del Perso Calcio, 1-0. purtroppo Com'è stavamo. l'emozione là? Bello, Bellissimo, vabbè, ovviamente c'era il Covid, quindi c'erano massimo 1.000 persone, ma forse è meglio perché come fai a riempire San Siro? Cioè, non l'avremmo mai riempito, però è stato bellissimo, vedevi tutto gigante e tu minuscola lì dentro, quindi è stato veramente bello. Poi anche gli spogliatoi, tutto. Eravamo andati il giorno prima a vedere il campo,
spettacolare, con tutte le luci che curavano il campo per farlo stupendo, e anche quello rimarrà uno dei ricordi più belli. Ma scusa, del... Senti, ma invece no, io ho una domanda su questa cosa. Se ti viene in mente un campo barra stadio bellissimo, magari all'estero, hai fatto la Champions League o con la nazionale, che dici struttura incredibile, o al contrario un campo che dici aiuto quel giorno lì, magari anche per il tempo, in vento c'era la neve o c'era la pioggia, io qua a partita io mi ricordo sono uscita, che ne so, piena di fango, oppure struttura incredibile con spogliatoio piccolissimo che ci siamo cambiate... Ah, guarda, chissà quanti aneddoti. Guarda, ce ne sono infiniti. C'erano di quelle, di quei centri sportivi che tu entravi, facevi il segno della croce perché non sapevi, cioè erano veramente, ma non so se, non antichi di più. Poi i campi, docce fredde. Guarda, docce fredde non ne parliamo, cioè praticamente capitava spesso che magari dovevi star lì mezz'ora a aspettare che ripartisse il boiler, perché sennò. E di campi, allora, campi brutti... cioè, parto io, Bari. Bari, ma ce ne sono stati parecchi, cioè soprattutto... San Zaccaria. Oh, San Zaccaria, anche quello. No, ma... a Lindali. Sì, sì, Linda. Sì, 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 sì. Ma io ci ho giocato anche contro a Linda, un personaggio. E lì veramente, cioè, se già uno magari fa fatica a dire passaggio, non passaggio, sai, uno entra in campo e dice se va bene il primo passaggio tutto tranquillo, lì dicevi se va bene il primo passaggio è fortuna, perché poi ci sono, cioè noi dicevamo la palla col coniglio perché c'erano tutte le zolle, invece campi belli, ma guarda, io mi ricordo la prima partita che abbiamo fatto al Vismara e... era stupendo, ho detto un campo così, io non ero proprio assolutamente abituata. Poi ovvio quando vai all'estero vedi comunque come curano qualsiasi tipo di campo. Io mi ricordo quando siamo andati a giocare contro l'Ajax in Champions, e cioè lì c'era il campo, c'era lo stadietto per il settore giovanile di fianco allo stadio dell'Ajax maschile, ma aveva almeno 5-6 campi, tutti pettinati. Ti faccio una domanda, perché le strutture sono importanti. Allora ti chiedo, secondo te, sinceramente, l'ultimo campionato la Fiorentina è tornata in Champions con una stagione incredibile, e non penso sia un caso che il Viola Park e tutte le strutture, cioè le due cose vanno un po' di pari passo, credo, oppure dici no, ha fatto il suo campionato, anche se non avesse avuto la palestra bella, piuttosto che... Cioè, come la vedi, infrastrutture e risultati sul campo, nell'evoluzione del calcio femminile in generale? Allora, sicuramente c'è, cioè, avere delle strutture dotate di tutto e di più, palestre, comunque il Viola Park, penso che sia stato un investimento pazzesco e anche ben riuscito, perché comunque noi siamo andati a giocarci, è veramente bellissimo, è lì è nel verde, un'infinità di campi, c'è tutto. Se tu hai bisogno di qualcosa, lì c'è... E quindi sicuramente quello incentiva e ti fa comunque venire voglia magari di allenarti pure quando piove, ecco. Dall'altra parte ti dico, sicuramente avere delle strutture aiuta, e si è visto anche con l'evoluzione del calcio femminile, perché una volta non c'era nulla, cioè la palestra non esisteva. Cioè male che vada dovevi andarci al weekend perché non c'era nessuno e c'era la palestrina del paesino, ecco. Però dall'altra parte penso che sia a prescindere, cioè nel senso, poi ormai ai nostri tempi chiunque è attrezzato e ha tutto, chi più chi meno, quindi sicuramente quello sarà stato un qualcosa in più, però io penso che quello vada un po' oltre, ecco. Io ho due domande, la prima, tu hai detto palestra non esisteva, la struttura palestra o anche il concetto di palestra all'interno dell'allenamento? Cioè quanto vi dedicavate alla parte fisica e quanto invece solo al campo, alla palla, eccetera? Allora adesso svelerò un segreto grandissimo, io odio fare palestra. Lo odio con tutta me stessa. Quindi perché... cerchi i libri nella cartella quando chiamano? Lo faccio sempre, non mi tiro indietro, ma i miei preparatori atletici sanno bene che... lo sanno benissimo che non mi piace, però faccio tutto. Probabilmente anche perché io non sono stata abituata, nel senso io... Cioè una volta la forza che facevamo erano i balzi, le salite con magari i pesetti sulle caviglie... Quindi i gradoni degli stadi, quindi sicuramente si cercava di fare qualcosa, però ovviamente non avevi tutte le attrezzature. Tutto molto artigianale, no? Esatto, sì, esattamente. Ma rosichi di più
per il fatto che adesso iniziano, il campionato si alza di livello, gli stadi sono tutti più belli, c'è il Viola Park, c'è la Juventus, che c'è la sua, tutte le situazioni, la Champions, gli spettatori, abbiamo visto anche in Champions, gli è tutto esaurito, Camp Nou di qua e di là. Oppure sei grata per il fatto che sei riuscita a fare della tua passione un lavoro? Allora, sicuramente... Oppure ancora, aggiungo la terza, meno male che a 15 anni non dovevo andare in palestra. Allora, partiamo da... No, a parte gli scherzi. L'altro giorno ho fatto questa battuta al mio preparatore atletico, ho detto, meno male che quando io ero giovane mica c'era la parte fisica da fare così. No, no, gli ho detto, io correvo una volta il giro del campo a posto tutti. Quindi no, io... assolutamente nessuna invidia, sono felice perché vuol dire che quello che è stato fatto da noi ha portato poi a quello che, grazie anche all'aiuto dei club maschili, si vede ora nel calcio femminile. Sicuramente è bellissimo vedere gli stadi pieni, anche una partita di femminile, perché tante volte a noi ci veniva a vedere mia mamma, mio papà, mio fratello, se capitava. Il fratello diceva, oh, 5 euro pure pagato. Infatti, esatto, esatto. Quindi, allora, io... penso di essere stata davvero fortunata perché ci ho creduto tanto nel calcio, ma non ci ho mai sperato così tanto. Cioè, nel senso, se io adesso tornassi indietro, cioè, non lo so, penso di essere stata veramente fortunata perché non so quante persone possono dire di aver realizzato un sogno. Per me, cioè, io ho sempre giocato a calcio e ho sperato di continuare. Fra un po' speravo di non finire l'università, così non dovevo andare a lavorare, quindi andavo avanti a giocare a calcio perché sapevo che prima o poi sarebbe finito, cioè, nel senso, c'era il giorno in cui dovevi dire devi anche andare però a lavorare. Però c'è un'evoluzione del calcio che sta crescendo sul femminile, però rispetto all'Europa è indietro ancora, no? E allora ti dico, domani sei a capo della federazione, è chiaro che la federazione sta lavorando bene, è chiaro che non abbiamo la bacchetta magica. Laura Fusetti, con la tua esperienza, che ne ha viste, che sa, che conosce e ha visione su quello che potrà accadere, cosa faresti per migliorare il calcio femminile? Ma diciamo che, come hai detto tu, quello che si può fare lo stanno facendo. Sicuramente abbiamo bisogno ancora di più di visibilità, soprattutto per coinvolgere molte più persone, soprattutto anche gli sponsor, perché è vero che uno si appassiona e tutto, però oggettivamente c'è bisogno anche, è brutto da dire, ma di soldi, perché sennò tu su cose, cioè, cosa investi se non hai niente da investire? Quindi sicuramente gli sponsor servono tanto, servono tante giovani che vogliono giocare a calcio, quindi tu devi dare più visibilità possibile. Dall'altra parte ti dico, è vero che il lavoro deve essere fatto dall'alto, ma sta anche a noi, o meglio, da adesso in poi, dalle mie ex compagne, di metterci comunque il massimo sempre, perché adesso ancora di più è un lavoro, cioè tu devi essere professionale sia in campo che fuori, quindi se vuoi i riflettori puntati li devi anche saper gestire. Quindi sicuramente io non so se forse penserei anche a formare dall'inizio le giovani calciatrici proprio sotto questo aspetto, perché se tu non sai vendere il prodotto poi nessuno lo compra, e sicuramente all'estero questa mentalità l'hanno già anni e anni luce fa, l'hanno fatta. In America poi, cioè, non ne parliamo, lì tutto è uno spettacolo. Anche quando siamo andati l'anno scorso in America, cioè, tu vedevi proprio lo stadio, stadio stupendo, lì proprio impostano tutto come se fosse uno spettacolo, quindi la gente viene proprio a vedere. Ho visto che prima hai detto, prima volta che ho giocato al Wismar era perfetto, incredibile, perché voi vi allenavate al Wismar ma non sul campo principale, giusto? No. Quindi è la prima volta che mettei i piedi su quel campo? Sì, assolutamente, noi vabbè ci allenavamo lì, ci sono, adesso non li ricordo, esatto, ce ne sono un sacco, avevamo il nostro campo, ma poi il campo gara era da gestirci noi e la primavera. Ci racconti la tua giornata tipo? Cioè, gli ultimi anni della tua carriera? Ok. In un qualsiasi giorno di stagione, tua, delle tue compagne, tua, okay, perché ci sei tu, però il succo è... Certo. È un lavoro, quindi come lo dividi, okay, come lo imposti? Allora, ovviamente, vabbè, noi ci alleniamo tutte le mattine, quindi mattina, sveglia, colazione, poi vai al campo. Cosa mangi colazione? Allora,
cosa volevo mangiare o cosa dovevo mangiare. Allora, il cappuccio da brioche li hai abbandonati. Il cappuccio da brioche, adesso li riprenderò, non vedo l'ora, non vedo l'ora del cappuccio da brioche. No, ovviamente devi fare anche una colazione bilanciata perché poi devi andare in campo e ti devi allenare, quindi ovviamente devi mangiare perché sennò poi non riesci neanche a rendere. Anche perché tu vai al campo, c'è la parte di attivazione o magari fisioterapia se ne hai bisogno, poi... Mangi anche salato? Allora, io non amo particolarmente salato, però negli ultimi anni mi sono convinta perché è la fame e quindi magari sai, i toast, cose più. Poi anche col fatto che ogni tanto giocavamo a mezzogiorno e mezzo, quindi cioè, prima della partita se non mangi qualcosa di sostanzioso, schiatti. E quindi niente, fai quelle 3 orette contando attivazione e poi lo scarico dopo. E poi niente, andiamo tutte a mangiare, poi il pomeriggio ognuno cioè è libero di fare quello che vuole. Io negli ultimi 2 anni, anzi 3 quasi, al pomeriggio quando potevo andavo a trovare la mia nipotina e poi da un anno a questa parte il mio nipotino, quindi mi sfogavo così. Poi magari ci sono vari eventi a cui partecipare, però diciamo che... fino alle 2, massimo 3 sei impegnato, poi comunque hai abbastanza libertà. Arrivo alla domanda di prima, cioè consigli alle giovani calciatrici, mi spiego. Una volta a 14 anni davvero tante giocavano sì. Già in prima squadra, cioè per il maschile, per chi non lo sa, diciamo come 14 anni, 15 anni, 16 anni eri in prima squadra sì. Titolare. Adesso però c'è under 15, under 16, under 17, under 19 e poi... vai in prestito, quindi o vai a giocare, l'imbuto è sempre più stretto. Certo. Che consigli dai? Cioè, poi una volta la serie, la 2, la serie B era veramente, non c'erano straniere, quindi... Ah no, cioè, non, hai io capito? La straniera la prima volta che l'ho vista è stata a Brescia, quindi ti parlo di 6 anni fa. Quindi c'era meno concorrenza, no? Adesso è molto più difficile. Beh, sicuramente anche sotto questo aspetto ci siamo avvicinati a quello che è il maschile, perché comunque nei settori giovanili maschili sono pochi quelli che poi hanno la fortuna di esordire nella squadra dove sono cresciuti, quindi sicuramente quello è un po' la parte più difficile, ecco, ci sono tante cose positive, poi ci sono queste che ovviamente noi avevamo più facilità a farci vedere, a giocare, perché una volta servivano numeri, quindi che eri grande, piccola, chi se ne frega, basta che giocavi. Adesso per una giovane è difficile farsi vedere, però dall'altra parte hanno una grande fortuna, che è quella di avere tutto quello che gli serve per crescere nel migliore dei modi, quindi secondo me l'importante è che venga sempre preso come un divertimento, soprattutto quando sei giovane, senza la pressione di dire devo arrivare, devo fare, perché sennò poi se lo vivi così, secondo me lo vivi male e alla fine i risultati non li ottieni nemmeno. Quindi io penso che se uno ci mette l'impegno, il sacrificio, poi se davvero vale, prima o poi comunque, magari ci vuole un po' più tempo, quello sicuramente, però arriva. Noi cerchiamo sempre di entrare al locker room dentro lo spogliatoio. Allora ti chiedo, senza fare nomi, anni in cui hai giocato, quindi stagione, okay. Non dire niente, nome del mister, ma raccontaci una roba assurda, un discorso che dici ma cos'è successo, o un aneddoto che sei rimasta, dici ma cos'è sta roba, che ci puoi raccontare senza dire quando, dove, cioè poteva essere... dai Pulcini a Como a allora, dove vuoi. Guarda, sono passati tanti anni, però penso che me lo ricorderò sempre. Era una partita dove dovevamo vincere, cioè, ma a mani basse proprio. Fine primo tempo, io ero anche abbastanza piccola. Fine primo tempo perdevamo 1-0. Io, credimi, ho avuto una paura, perché chi ci allenava quell'anno ha iniziato a distruggere tutto lo spogliatoio, calci, una roba... Giocavi tu in campo? Sì, no, guarda, terrorizzata, perché poi cioè, ero piccola, capito, quindi non so se avrò avuto 16 anni forse. E lì ha cambiato tipo tutte le giocatrici, tre cambi c'erano tutti? Allora oppure... sì, qualcuno l'ha presa e l'ha cambiata subito, cioè l'ha insultata e poi ha detto basta, siediti. Poi non mi ricordo neanche come è finita la partita, perché cioè io fermata mi ricordo, lì. Sì,
Invece negli ultimi anni ci sono più che altro aneddoti divertenti, cioè soprattutto con Linda, quando c'era Beh, Sabatino Linda. Tucci erano una coppia Esatto, stavo per dire, importante. Dani e Linda erano quel, diciamo, quel quid in più quando sei, quando magari c'è l'aria un po' pesante e tutto, trovavano sempre la battuta giusta. Ma perché Sabatino la chiamavate Ciabattino invece? Raccontaci questo. Allora, la verità è che Dani per me è uno tra gli attaccanti più forti, ancora adesso, Non smette nonostante mai, eh? l'età, ma perché ancora fa vedere che cioè, lei segna sempre, quindi assolutamente, per me è stato un onore giocare con lei, però dagli anni che furono, praticamente la prendevano in giro per come calciava, perché non è che calciasse proprio perfettamente, quindi da lì ciabattino, capito? La verità è che bene o male che calciasse, la metteva sempre dentro, quindi anche lei secondo me alla fine ha detto ma sì, dite pure quello che vi pare, tanto alla Invece un fine. aneddoto su Linda. Linda era, cioè, è simpaticissima, quindi immagino che avrai qualche burlata che ha combinato, sicuro. E allora ne ha fatte talmente tante che no, non me le ricordo, però credimi, nei momenti più difficili, quando tu non ne potevi più, magari non so, in preparazione, ti fanno correre, ti fanno di su e vai di qua e vai di là, lei diceva proprio quella cosa che magari detta da qualcun altro, cioè ti dicevano cosa stai dicendo, cioè ti beccavi pure la cazziata, lei la diceva con quell'umorismo, niente, la gente rideva perché cosa dovevi fare? Rideva e quindi stemperava proprio tutto. E infatti quello un po' manca, ecco, perché comunque era un po' una testa calda, però ci siamo fatti un sacco di risate. Io ho un'ultima domanda, poi chiudiamo con un paio di giochi veloci. Prima parlavi di nonnismo, c'era, adesso non c'è più. C'era perché? Cioè, come l'hai vissuto tu, immagino in realtà in maniera molto goliardica e divertente. E perché non c'è più secondo te? Perché voi più veterani non lo fate più? Perché le giovani hanno un diverso approccio quando entrano in uno spogliatoio così? Allora, io ti parlo di nonnismo, nel senso che mi ricordo che quando ero piccola, i cinesini a fine allenamento, i palloni a fine allenamento, se c'era da andare a prendere qualcosa, noi giovani dovevamo farlo. E quindi con gli anni, praticamente, non lo so, penso di essere rimasta giovane per sempre, perché ancora adesso prendo su i palloni e tutto quanto. Allora, il mio caso è stato veramente tranquillo, cioè nel senso il fatto di andare a prendere magari i cinesini e tutto, però c'erano racconti di chi giovane arrivava in prima squadra e gli nascondevano le robe, cioè robe un po' più toste, che ad ora assolutamente, cioè quando io parlo di nonnismo non parlo di quello perché penso che forse meno male che non c'è più. È l'unica cosa che adesso magari uno dice, vabbè, cioè se c'è da ritirare la roba in campo, devo farla io? Cioè, ormai 33 anni, le giovani no, no, tranquille, prendono, se ne vanno, fanno le loro robe, cioè non ci pensano neanche, capito? Quindi da una parte poi pensi, cioè tu l'hai subito, tra virgolette, non è stato carino, perché farglielo rivivere a loro? Quindi assolutamente penso che il fatto che non ci sia più sia una buona cosa. Dall'altra parte, mi auguro che comunque le giovani abbiano sempre del rispetto verso quelle più grandi e con più esperienza, ma più che altro perché possono imparare tanto da loro, quindi magari anche quel consiglio in più che non lo vedano come un giudizio, ecco. Quindi, però sì. Questo gioco lo conosci, vero? Ti Oddio, ma diciamo 10 nomi e devi metterli dalla più forte alla meno forte, sono tutte fortissime. Ovviamente non sai ok, l'ordine, quindi poi alla fine ti troverai con una che avresti messo da una parte e invece perfetto. andrà Aspetta, dall'altra. quindi io metto qua quelle che secondo me sono meno Sì. forti. Ok. Esatto, da Maradona Ok, a in giù. perfetto, va bene, ci Ok, posso fare. partiamo. Stiamo parlando delle giocatrici femminili più forti del calcio italiano. Ovviamente non ci sono tutte perché ce ne sono tantissime di grande rilievo. Per Certo. esempio Giuliano non l'abbiamo messa, ma dovrebbe esserci. È un gioco. La prima è Sara Gama. Non sai cosa c'è dopo. Fazzini, aiuto. Secondo posto. Secondo posto. Carolina Morace. Ho puntato troppo in alto dall'inizio. Vabbè, Speedy però se lo menta. Dai, la mettiamo qua. Primo posto. Neanche allenato, non si sa mai, meglio. Laura Giuliani. Questa è una domanda.
un portiere tra le giocatrici è anche magari un po' più difficile da collocare. Capito. Quante sono? 3, 6. No. Dai, la metto qua. Ma la perché un portiere? Portiere è stata un'ottima scusa per metterla in quarta. No, c'è, è c'è, che... la, c'è il salvataggio. Panico. Chi capiterà lì? Capisci? Va, tentiamo. Terzo posto. Terzo Bartoli. Ah. Dai, ma non posso sapere chi viene dopo. No. Bartoli per me è fortissima, pure lei. La mettiamo qua, dai. Terzo posto. Giacinti. Vabbè, mettiamo al quarto, dai. Le G le mettiamo sotto. Sabatino. Terzo posto. Terzo posto, hai fatto fatica, eh. Ti ho visto. Completato il terzo posto, manca un secondo e le altre due. Allora c'è Girelli. Cosa abbiamo detto? Che le G vanno sotto? Ma come si sa? Vai, no, politichese. Poi abbiamo, questa l'ho messa perché è il nuovo che avanza, insomma, la Dragoni. Quarto posto, perché ovviamente qua sono i Gota. Però è l'ultima, Gabbiadini. Ma ci sta. Un'eccezione alla G all'ultimo posto. Esatto. E loro però. Va bene. Storia loro. Carte. Ok. Casuali. Domande. Okay. Di qualsiasi tipo. Pescane due, dai, un paio. No, questa voglio proprio. Giro? Vai. Una alla volta? Sì. Con quale personaggio storico ti piacerebbe chiacchierare? Non vale a dire Sabatino. Personaggio storico, però anche dello sport e tutto. Qualsiasi. Vabbè. Ti direi Franco Baresi, però in parte ho avuto la fortuna, diciamo, che di ricontinuare a chiacchierarci. Perché penso che comunque, oltre che è un grandissimo calciatore, è un grande uomo. Quindi ha dato tanto al Milan e penso che... Sarebbe bello e anche mi aiuterebbe, ecco. Vado? Prossima. Che cos'è la cosa più importante per te in amicizia? Allora, siccome io sono una persona che non si fida assolutamente delle persone, le persone che io reputo mie amiche, sicuramente è perché ho una fiducia, cieca fiducia, piena fiducia in loro, quindi sicuramente è la fiducia. Beh, sei venuta a questo podcast che avevi poca fiducia, già c'è andata bene. Che è venuta, poi ce l'ha data. Va bene, chiudiamo con questo finale benaugurante e facciamo con tutti i nostri ospiti. Vuole essere un indirizzarvi verso la felicità, verso la gioia, con la lampada magica. Quindi strofinala e esprimi 3 desideri. Allora... Puoi esprimere 3 desideri. Primo desiderio, anche se magari non potrò partecipare attivamente, mi piacerebbe vedere il Milan femminile che porta a casa un trofeo, visto che 6 anni non ce l'abbiamo fatta. Quindi questo è il primo. È lì che sa che è rosicata, è il primo anno che non ci sa che vinci. No, vabbè. Poi l'anno prossimo... Vabbè, ma io parto già tifosi, campionessa, dai, d'Italia con la prima vera, quindi vedi. Allora, secondo desiderio... vabbè, sicuramente di togliermi soddisfazioni anche in queste nuove vesti. E già essere al Milan comunque per me è importante ed è bello, quindi spero di... Innanzitutto di saperlo fare e di farlo nel migliore dei modi, questo ruolo, e poi di togliermi soddisfazioni, ecco. Il terzo... Non so se è più un desiderio o cosa, però siccome so che i miei hanno dato tanto per me e per far sì che io potessi andare avanti in quello in cui credevo, nel mio sogno, spero che per loro sia... diciamo, siano felici di tutto questo e che
possano continuare ad esserlo, e io ovviamente di renderli fieri di me comunque anche nel proseguo, perché penso che se sono arrivata fino a qui è grazie a loro, quindi sicuramente gli auguro il meglio.